Salve a tutti, benvenuti in questo piccolo video per mostrare il funzionamento di questo DVD recorder VHS recorder Funai, modello molto conosciuto che ha la possibilità di copiare da videocassetta a DVD con la pressione di un solo tasto, questo qui dubbing, oppure premendo il tasto dubbing sul telecomando, questo rosso. Telecomando ancora con pellicole, eccolo qui. Libretto di istruzioni in originale. Il DVD recorder di cui stiamo parlando è un prodotto ex demo, quindi un prodotto che è stato esposto al pubblico. Vedete qui è perfettamente conservato. C'è giusto qualche segno dell'esposizione, ma più che altro polvere. Ma meccanicamente e tecnicamente è un prodotto mai utilizzato. Lo accendiamo. Ci mettiamo nella sezione DVD, così carichiamo il disco da mettere dentro. Io sto mettendo un disco che già ho utilizzato per delle prove precedenti. Lo inserisco e inserisco anche la videocassetta. Attendiamo che il DVD riconosca il DIN per procedere poi a fare una piccola copia. Sono prodotti molto robusti questi della Funai, contrariamente a quello che si può dedurre dal nome. In realtà è un prodotto europeo made in Germany, quindi con tutta la robustezza di un prodotto tedesco. Ecco, DVD Menuer riconosciuto. Andiamo su VCR, ci vediamo un pezzo della cassetta per vedere se è a posto. Ricordiamoci questa scena di Uomini e Donne. Premo stop e vado su dubbing. A questo punto parte in automatico il dubbing. Come vedete dal DVD si è messo in REC e stiamo copiando la cassetta su DVD. Registriamo circa un minuto di questa scena. È un vero affare perché questa è una macchina che costava circa 500 euro, quindi un prodotto top. È un 6 testine hi-fi stereo con uscita in digitale anche per l'audio, sia su VHS che su DVD, quindi ha circa 200 euro comprato la macchina a meno della metà del prezzo, che in realtà è come se fosse nuova, perché ve lo faccio vedere, ci sono dei piccoli segnetti dovuti all'esposizione al pubblico. Purtroppo abbiamo tutti il vizio di toccare quando andiamo a vedere qualcosa in un negozio, però esteticamente è freschissimo. Display è lucido, come vedete riflette le mie mani mentre sto riprendendo il video. Okay. Siamo arrivati a un minuto. Andiamo a premere stop dal telecomando, ma si può fare anche da qui. Ve lo mostro così faccio vedere anche funziona il telecomando. Stop, eccolo qua. Perfetto. Ora attendiamo che il disco venga scritto così da dare gli indici al brano. Una volta fatto, estrarremo la cassetta e ci rivedremo da DVD quello che abbiamo copiato. Novantanove per cento. Ci dovremmo essere. Benissimo. Allora, come vedete, con questa impostazione EP, che non ho messo io ma era già impostata all'interno, sul DVD potete scrivere circa 6 ore di VHS, quindi su un DVD ci fate entrare 3-4 videocassette intere. Ve lo consiglio solo nel caso in cui abbiate problemi di spazio proprio in casa, perché la qualità è chiaramente la peggiore, ma potete poi ovviamente mettere o in SP o in LP per passare da 4 a 2 ore. Ora, registrazione effettuata, siamo su DVD, andiamo a premere play, la cassetta l'abbiamo tolta. Ecco qui la nostra scena, stessa che stavamo guardando prima. Devo dire che neanche si vede tanta la differenza, nonostante stiamo registrando nella peggior qualità possibile, ma devo dire fa proprio bene il suo lavoro. I convertitori da analogico a digitale sono molto buoni. Lo consiglio ad occhi chiusi, veramente performante e soprattutto robusto e duraturo nel tempo. Tiriamo fuori il DVD. Ce lo riprendiamo, eccolo qua. Vi
Grazie per la visione e lo potete ovviamente acquistare sul mio store eBay. Un saluto a tutti.